Ciao, tempo uggioso, diciamo, è nuvoloso, ieri ha piovuto tutto il giorno e adesso sono appena tornata da Bottega Verde che ho preso due lavamani, uno al karité e uno alla vaniglia nera e una saponetta all'argan. E adesso sono qui a Montebelluna che volevo fare un giretto, guardare un po' di vetrine, vedere cosa c'è. E la settimana scorsa che non avevo la macchina ho fatto anche un'altra cosa, ho praticamente pulito l'armadio, erano circa 10 anni che non buttavo via cose di abbigliamento e visto che avevo 3 giorni liberi che non andavo da nessuna parte mi sono messa di voglia, specialmente i pantaloni e gonne, qualcosa ho gettato via anche senza provarlo perché era perfino scolorito, avevo una gonna azzurra presa al mercato e non era neanche più proprio azzurra, era azzurra biancognola, per cui il colore era un po' sparito. Per cui poi i pantaloni ho gettato via, pantaloni di 10 anni fa che mi sono venuti diventati stretti e mi mancava tanto così per riuscire a agganciare il cinturino, per cui li ho gettati via. E per quanto riguarda le magliette, invece quelle con le maniche curte, sto facendo il giro man mano che me le metto giorno per giorno che vado in giro e lì decido quella che mi sta bene e quella no, perché anche lì ne ho qualcuna che la sto gettando via. Ho fatto acquisti, questi sono i pantaloni con questa fantasia e ci ho abbinato una maglietta sempre su questo colore violaceo che mi sembra che ci stia molto bene con questa fantasia di pantaloni. Sono quelli semplici, quelli adesso se lo trovo, quelli qui, quelli che hanno l'elastico in vita e hanno anche le tasche. Oggi sul viso mi sono messa gli occhi, li ho truccati con la palette di Kat Von D, mentre ho messo l'eyeliner, quello di Nabla, quello color ruggine, le ciglia ho messo il mascara nero e poi sulle punte ci ho messo quello rosa di Dior, mentre sulle labbra ho messo un rossettino di MAC. E questo è il rossettino di MAC che ho messo sulle labbra e questa è la colorazione del rossetto, ma io ci ho fatto il contorno con questa matita sempre di MAC. E questa sera per cena pizza! Ciao, sono le 8:20 di giovedì mattina, sono qui sul parcheggio del supermercato che è di qua, che è ancora chiuso, che apre alle 8:30. E beh, qui sta facendo freschetto veramente. E come vedete ho rimesso su questo golfino, anche se è leggero, però ieri mattina con questo avevo freddo, che ero al mercato di Montebellone. Appena quei 10 minuti che dopo che sono scesa dalla macchina, i primi 10 minuti avevo freddo, poi camminando mi sono anche scaldata e mentre il pomeriggio avevo un po' più di caldino, comunque le temperature sono veramente più freschette per essere quasi alla fine di maggio. E sulle labbra questa mattina ho provato il Pandemonio di Urban Decay, che l'ho preso sì, anche con la sua matita abbinata, e vi dico che anche questa colorazione di viola mi sta piacendo. Mentre sugli occhi sto provando in questi giorni la palette di Kat Von D, quella glitter, che avevo intenzione di fare un video sul cosa ne penso. Comunque in anteprima vi dico già che le polveri mi piacciono moltissimo, sono super sfumabilissimi, sì. Si va benissimo a fare il trucco, no? C'è veramente pochissimo rischio di fare macchia. Vi dico che la preferisco a quella di Too Faced, le peach che hanno fatto tanto pubblicità all'inizio quando sono uscite, le ho prese anch'io e avendole vi dico che questi di Kat Von D sono tutto un altro mondo per la mia opinione
come texture di ombretti, mentre come eyeliner ho utilizzato l'eyeliner rosa di quello di Dior, perché ebbene sì, Dior avevo fatto un video in cui un po' ve ne parlavo di prime impressioni, di cosa mi era successo, che avevo messo il bianco e l'altro colore rossiccio, e il bianco era quasi completamente andato via, specialmente qui verso la fine. Ma ho iniziato a metterlo facendo una base, o mettendo il primer occhi, specialmente quello della Kiko della collezione Full 2.0, che per la mia tonalità di palpebra non si nota praticamente niente quando l'ho steso. Oppure mettendo sia il primer che un po' di ombretto leggero. Questa mattina ho fatto un po' di sfumatura, un po' di colore, ma comunque mettendo giusto un po' di ombretto, l'eyeliner tiene di più, per cui li ho un po' rivalutati questi eyeliner. Infatti sono andata a prendermi anche il rosa perché veramente come colorazioni sono belle. Sono appena tornata dalla spesa. La spesa non ve la faccio vedere in questo vlog perché faccio un video spesa, così divido le due cose, così il prossimo video che vedrete sarà il video spesa. Io con questo vlog vi saluto e ciao, ci vediamo nel prossimo con il video spesa di oggi. Ciao!